Ciao ragazzi, 15 marzo, un crimine al giorno su Crack Apart YouTube con il Teo Crack Apart, il tradimento dei tradimenti, la seconda persona veramente eccellente che trattiamo in un crimine al giorno ed è una persona che insomma ha bisogno di pochissime presentazioni. Siamo al 15 marzo del 44 a.C. in Campidoglio a Roma ed esattamente nella sede del Senato della Repubblica Romana tra le 9 e le 9:30, l'uccisione della persona probabilmente più celebre della storia, a parte Alessandro Magno, ovvero Caio Giulio Cesare, anni 56, console, imperatore, dictator di Roma, che cadde sotto 23 ferite di arma da taglio, i pugnali, insomma, impugnati principalmente da Marco Bruto, Gaio Cassio e Decimo Bruto, con la connivenza, la presenza e la testimonianza di più di 60 senatori che, se non erano d'accordo, sicuramente non opposero mano o voce alla congiura che voleva mettere fine al potere di Giulio Cesare ed effettivamente operò per ottenere questo che è insomma, il tradimento storico. Più famoso che ci sia. 15 marzo 44 a.C., l'uccisione di Caio Giulio Cesare. Non ci fu alcun perseguimento perché i congiurati riuscirono a fuggire, poi furono combattuti l'anno dopo e in particolare Cassio e Decimo Bruto caddero suicidi una volta considerati finalmente i cospiratori principali contro Caio Giulio Cesare, ma la giustizia ovviamente finì in quel modo per non andare oltre, perché ci interessa principalmente la pillola di crimine, una pillola di crimine decisamente celebre per quanto concerne il 15 marzo. Come al solito, ci vediamo domani su Crack Apart YouTube per un altro piccolo crimine al giorno.